Ma che genere di film è Successo in 100 metri quadri? Di solito i film tradizionali hanno una struttura definita e prevedibile. Prendiamo ad esempio Rocky. Dal primo minuto fino al trentesimo, la presentazione della squallida vita del personaggio. Verso il trentesimo minuto, primo colpo di scena. Un pugile finito potrà combattere per il titolo. La svolta della vita, dal trentesimo minuto fino al sessantesimo, training e secondo colpo di scena. La moglie incazzata gli vieta di combattere. Va tutto in fumo, ma dal minuto 60 fino all'80 la moglie ci ripensa. Il protagonista resuscita e finalmente è pronto per lo scontro finale dove... Gonfiar Negro. La fine andrebbe un po' rivista. Yes we can, Presidente. Ora proviamo a trasporre questa stessa struttura in un altro film e noteremo con incredibile sorpresa che 9 produzioni milionarie su 10 utilizzano lo stesso meccanismo. Les jeux sont faits. Ci siamo detti, ci sarà un vantaggio nel fare un film per conto nostro. E allora via, sciolti, rilassati, liberi. Faremo un thriller lirico, pulp, psicologico, onirico, satirico. Sì! Ci vediamo domani con la quarta puntata, sempre alle ore 16:50, sul gruppo 100 metri quadri, la prima trasmissione su Facebook, sul mio Facebook personale, chiedete pure l'amicizia, accetto tutti, Filippo Giardina, e sul canale www.youtube.it 100 metri quadri. Buonanotte e buona fortuna.